20 luglio 1969. L'uomo sbarca sulla Luna. Il comandante della missione statunitense Apollo 11, Neil Armstrong, è il primo uomo a camminare sulla Luna. 900 milioni di persone assistono alla scena. Il 16 luglio, la navicella con tre astronauti a bordo, Edwin Aldrin e Michael Collins, gli altri, aveva iniziato il suo volo. Dopo l'entrata nell'orbita lunare, Aldrin e Armstrong si trasferirono nell'EM, che toccò la superficie della Luna nei pressi del Mare della Tranquillità. Per due ore, raccogliendo campioni, scattando fotografie e installando apparecchiature di rilevamento, gli astronauti lasciarono le impronte materiali di un'impresa senza precedenti. John Kennedy aveva predetto nel 1961 che in 10 anni gli americani sarebbero sbarcati sul satellite terrestre. Alla NASA ne servirono solo 8. Ma l'irripetibile atmosfera eroica svanì presto. L'allunaggio trionfale venne oscurato da uno scenario differente. I rapporti internazionali, in particolare la contrapposizione Stati Uniti-Unione Sovietica, da cui era nata la corsa allo spazio, avevano imboccato una nuova direzione. L'escalation della guerra in Vietnam aveva drenato enormi quantità di denaro, incompatibili con quelle altrettanto gigantesche necessarie alle missioni spaziali.